Al congresso nerazzurro ci sono gli osservatori degli altri partiti calcistici. Hanno seguito con attenzione la relazione sulla conquista dello scudetto. Trapattoni ormai ha occhi solo per il calendario e per il cronometro. I prossimi avversari per lui sono tutti difficilissimi. Mi sembra che l'estate non si decida ad arrivare e porta ancora il soprabito, non si sa mai, ma lo scudetto è già lì, nelle sue mani. Il Lecce ha lasciato a casa Paciocco, Enzo, Levanto e Moriero. I nerazzurri con Verdelli libero sulle prime sembrano ben controllati dai salentini che sono buoni palleggiatori e tentano anche qualche affondo. Il palo è di Pasculli. Affiorano delle rudezze, per 20 minuti si galleggia a centrocampo senza grossi fremiti, ma poi l'Inter accelera, Diaz che vede all'orizzonte l'ombra di Klinsmann si scatena, Converti e Brehme fabbrica il primo gol. Che peccato doversene andare per Ramon, ma il calcio è fatto così. La partita in pratica è già decisa, Barbas è l'ispiratore giallorosso, ma manca il piede buono. Diaz è tarantolato e dopo il settimo gol stagionale cerca l'ottavo. Il destro però non è il suo forte. È la festa della mamma e Aldo Serena soffia sulle sue 100 candeline nerazzurre regalando alle mamme interiste e a se stesso il gol numero 50 di quest'anno. In classifica dei cannonieri è a quota 18. Brehme, che con Matteus vive giorni felici, offre a Serena un cioccolatino bavarese. Il cannoniere non apprezza. A Nobile piacerebbe fare un gol all'ex compagno Zenga. Diaz pesca ancora Serena con la testa fra le nuvole. Nell'intervallo nella fossa dei VIP interisti, sorrisi rossoneri e risate nerazzurre. Per adesso va bene a tutte le correnti di pensiero. La ripresa è un'esercitazione quasi accademica. L'Inter cerca di arrotondare, il Lecce invece di far vedere che in campo c'è una squadra viva. Matteus, come i grandi musicisti, si esibisce in un assolo. Materraneo non è solo un poeta, è anche un portiere. Berti ci spiega come non si fa gol. È stanco, dirà Trapattoni alla fine. Si riposerà perché verrà squalificato. Tutto serve alla causa nerazzurra. Baroni, un terzino che sa far gol ed ha anche un nome araldico, impegna il principe Zenga. Niente arrosto, solo fumo per adesso. Tenta pure vince, ma il portiere dell'Inter è a prova di grimaldello. Alla fine il discorso scudetto viene rimandato dal Trap a dopo la partita col Napoli. Si invoca l'aritmetica.